Perché il passaggio da team impresa semplice a team business? Viviamo in un mondo di digital transformation, dove ormai fisso mobile sono concetti quasi datati e, come sentito anche prima, ormai l'IoT, l'innovation e tutta una serie di temi nuovi sono quelli che ci guidano. Noi chiamiamo questo percorso DigiTeam. All'interno di questo, quindi, era necessario dare una svolta anche al posizionamento dell'azienda verso le aziende. Quindi team business alla fine è il cappello più coerente che contraddistingue al meglio questo percorso e questo racconto. Come si sviluppa il piano di comunicazione tra local e national? Allora, le locale e nazionale hanno ovviamente pesi e valori importanti da una parte e dall'altra. Per il mondo business però è la cosa più importante è essere sul territorio. Quindi essere sul territorio vuol dire essere oggi con voi a SMAU, nelle altre tappe, fare insieme a grossi gruppi editoriali una serie di tappe altrettanto importanti in giro per l'Italia, dove il digitale alla fine rappresenta il filo conduttore di tutto. Noi in tutti questi eventi, come oggi, stiamo facendo uno storytelling con gli account team business su Twitter e su Facebook, così come lo facciamo con altri, quindi alla fine diventa un momento e un'occasione di engagement che è un qualcosa di ovvio, naturale, direi io, perché poi altrimenti parliamo di digitale, parliamo di DigiTeam, parliamo di innovazione, se non lo facciamo veramente noi per primi siamo poco credibili.